Ciao a tutti ragazzi dal mio canale Stile di Vita, io non ci sto, io sono Riccardo Comigiovanni, ecco vi do il buongiorno. Oggi esattamente è il 7 di giugno 2017, scusate, ho deciso ecco stamattina di fare questo video. Io avevo promesso di ritornare con un video abbastanza particolare, ecco, comunque come vi ho promesso lo sto preparando e lo farò, solamente ecco ho deciso di fare questo video stamattina anche perché ho visto ecco che si sta parlando tanto sulla questione di Totò Riina. Ho visto anche tanti video su YouTube, se ne sta discutendo anche un po' per ecco, poter dare una morte dignitosa a Totò Riina. Ecco, una morte dignitosa a Totò Riina. Quando ho sentito certe parole, scusate che aggiusto la telecamera se non viene giù. Ecco, quando ho sentito certe persone che hanno parlato, ecco, tanti punti di vista, per l'amor di Dio, ognuno può esprimere il proprio punto di vista come vuole, come non vuole, ma secondo me c'è il punto di vista e c'è anche un po' la logica da usare su determinate situazioni, no? Ecco, tutti si sta parlando che questo Stato adesso vuole, si è discusso per dare la morte dignitosa a Totò Riina, però tante persone dicono ma lo Stato chi è, chi non è lo Stato per decidere se Totò Riina deve rimanere dentro, non dare una degna morte, una degna gli ultimi giorni della sua vita. Ecco, il mio punto di vista è uno, che veramente quando ho sentito tanti youtuber che hanno fatto i video su sta storia qua, veramente mi veniva veramente da ridere e anche mi veniva sul nervoso. Totò Riina, parliamo di Totò Riina. Totò Riina, come tutti sappiamo, non sto a raccontare la sua storia, è stato una delle persone più ricercate al mondo, una delle persone più pericolose al mondo. Cioè ragazzi, stiamo parlando di una persona più pericolosa al mondo, cioè ricercata dalle forze dell'ordine di tutto il mondo. Perché? Perché è stata classificata una persona di una malvagità e pericolosità tale, ecco, da essere considerata la persona più pericolosa al mondo. Tanti ragazzi, ecco, dicevo, tanti youtuber che hanno fatto dei video su YouTube dicono: chi è lo Stato, chi siamo noi a decidere sulla vita delle persone? Ok, questo è vero, perché io nei miei video ho sempre premesso, io espongo il mio punto di vista, ma non espongo il giudizio, perché io non sono nessuno né a dare giudizi e né a giudicare nessuno. Però io penso che giusti o sbagliati le cose che fa lo Stato, le leggi che fa lo Stato, le regole che fa lo Stato, sappiamo tutti che la vita è fatta di regole e le regole vanno rispettate. Le regole proprio sono delle regole di vita, regole, perché se no veramente se ognuno fa come vuole viene fuori il casino. Quindi la legge, giusto o sbagliato che sia, il governo, i politici, giusto o sbagliato che sia, comunque fanno delle regole e vanno rispettate. Chi sono loro per decidere sulla vita delle persone? Ok, ma signori, stiamo parlando di Totò Riina. Ok, lo Stato, noi non siamo nessuno di decidere sulla vita delle persone, se decidere se Totò Riina deve rimanere dentro o fare una morte dignitosa. Scusate, ma lui chi era prima di essere arrestato che poteva decidere chi vivere e chi morire? Guardiamola sotto questo lato qua. Ok, cerchiamo, usciamo come uno si dice dall'umano, no? Perché uno dice, se uno guarda l'umanità bisogna perdonare, bisogna, sì, però ricordiamoci che nella vita ci sono degli atti che si possono perdonare e ci sono degli atti che non si possono perdonare. Perché allora, innanzitutto Totò Riina, lui chi era? Il Padre Eterno? Chi era lui che decideva sulla vita delle persone, su come doveva andare la vita, su come dovevano andare le cose in Sicilia, in Italia, tutte le sue storie? Cioè, chi era lui per decidere chi doveva vivere e chi doveva morire? Ecco, io non sono l'avvocato di nessuno e quindi io non sto a guardare realmente quante persone lui ha ucciso, quanto non ne ha uccise, quanto è stato il mandante o non è stato il mandante, però sappiamo benissimo in grandi linee cosa ha fatto questo Totò Riina. Io sarei curioso veramente a queste persone che dicono certe robe su YouTube, no? Cioè, se si rendono conto, no? Prima di parlare, bisogna accendere il cervello e vedere
se quello che stiamo dicendo è giusto o no, coerente o no. Perché attenzione, io quando parlo cerco di essere coerente in quello che dico, perché le parole dette senza coerenza non hanno nessun senso, ok? Io prenderei innanzitutto tutte quelle persone che questo signore Totolina gli ha ucciso, un parente, un genitore, un figlio, tutti quegli uomini della scorta di Borsellino, di Falcone, che a oggi le loro famiglie vanno sulla tomba a pregare una lapide con dentro una cassa, con dentro la cassa niente, perché non è rimasto niente. Andrei a parlare con i genitori di quel ragazzino di 10 anni, sciolto, vivo, dentro l'acido, che il signor Totolina ha ordinato solo perché il papà aveva fatto il suo nome. Ecco, che colpa aveva un bambino di 10 anni? Questo è uno dei tanti, Diciamo, tiriamo fuori le cose appurate che è stato lui. Non tiriamo fuori le cose dove si pensa che sia stato lui. Tiriamo fuori dove è stato lui. Un bambino di 10 anni, ecco, essere figlio di un malandrino, se era malandrino o no, suo padre, quello. Ma che colpa aveva questo bambino di 10 anni preso e sciolto dentro l'acido? Ecco, queste persone che hanno il coraggio di parlare su YouTube, che finché si scherza, che si fa spettacolo, ma finché si inizia a parlare seriamente, io vorrei vedere se prenderebbero sua moglie o prenderebbero i suoi figli e gli farebbero quello che ha ordinato Totolina a fare a queste persone, se adesso avessero il coraggio di fare un video e dire: ma chi siamo noi per condannare Totolina? Nella vita si perdona, attenzione, nella vita c'è cose che vanno perdonate, cose che non si possono perdonare, c'è cose che si perdonano, ma chi sbaglia paga, ok? A me nella vita tutti gli sbagli che ho fatto, ecco, non mi ha mai fatto sconti nessuno, mai mi ha fatto sconti nessuno, mai mi hanno fatto sconti né sbattermi la verità in faccia. E tante volte devo anche ringraziare, perché se non era per persone che mi avessero detto la verità in faccia, tante cose non le avrei cambiate. Poi posso dire anche una cosa: io vivo a Padova da tantissimi anni e per motivi di servizio, di lavoro, ecco, io sono stato trasferito, ma io sono nato e cresciuto a Reggio Calabria. Io a Reggio Calabria sono nato e cresciuto, a Reggio Calabria sono cresciuto in un contesto molto pericoloso, dove c'era in atto una guerra di mafia, dove mi ricordo che avevo un 12-13 anni, c'erano stati circa 170-180 morti ammazzati perché il boss indiscusso era stato ucciso, quindi c'era la guerra per accalappiarsi i territori. Comunque era un periodo che uscivi di casa a mangiarti un gelato, non sapevi se tornavi a casa perché magari ti potevi trovare dentro. Quindi perché dico questo? Perché io, essendo cresciuto in una città meridionale dove c'è radicata una mentalità di orgoglio, di onore, come parlano tutti, perché c'è l'orgoglio e l'onore, ok, l'orgoglio e l'onore è un'arma a doppio taglio, l'orgoglio e l'onore se viene usato come deve essere usato è giusto, ma se viene usato nel modo sbagliato è la cosa più stupida e più pericolosa di questo mondo. Come dicevo, solo la mentalità che c'è al sud, solo la mentalità che ha la mafia, perché purtroppo non che io sono mafioso, ma quando vivi in un contesto dove ci sono tante cose respiri determinate situazioni. Innanzitutto queste sono persone come Totolina, come tanti altri mafiosi, che ho capito, se tu provi a farli cambiare fino a quando hanno 16-17 anni forse ci riesci, ma una persona del genere a 90 anni, ecco, se tu dici sì, la mando a morire dignitosamente, uno dice sì, è perché è giusto, perché deve morire, noi non siamo, è giusto, cioè se, no, il pentimento non esiste per questa persona, perché colui che deciderà di Totolina di mandarlo a morire dignitosamente, se questo giudice dice sì, ok, mandiamolo, ma non lo mandiamo a Palermo a casa sua, lo mandiamo a Roma controllato sempre dalla polizia, ma in un appartamento per Benino, lui sta tranquillo, che non guarda il gesto, che dice ah cavolo, ma sono stati clementi con me, lui guarda il gesto e dice sì, ma guarda, questo giudice quasi quasi lo faccio fuori, perché chi è lui a mandarmi a Roma e non mandarmi a casa mia? Perché tanto queste persone finché moriranno faranno questo tipo di ragionamenti. Io perché devo perdonare una persona che ha levato la serenità, ha levato l'armonia di persone che facevano il suo lavoro, persone che non c'entravano nulla, e io ancora devo anche discutere
se è giusto o non è giusto scarcerare Totorina? Ma Totorina, stiamo parlando di lui, ma come di queste situazioni ce ne ha centinaia. Quindi determinate persone, no, prima di parlare, innanzitutto devono fare esperienza di vita. Due, parlano perché? Perché fondamentalmente nella loro indole, nel loro modo di vivere, c'è un po' questo tipo di voler fregare le persone. Quindi giustamente il bicchiere, c'è chi lo vede mezzo pieno, la gente positiva, e c'è chi lo vede mezzo vuoto, questi qua che difendono Totorina, che hanno anche il coraggio di dire sì, ma io non lo sto difendendo, perché io no, io lo condanno per quello che ha fatto, però, ma cosa però cosa? C'è uno che ha sciolto un bambino nell'acido. Io vorrei vedere, parlo con te, tu sai con chi sto parlando, se a tuo figlio lo metterebbero dentro l'acido, se hai il coraggio di fare sti video giusto per fare visualizzazioni. Ma cosa stai dicendo? Vergognati, ti devi solo vergognare tu, chi lascia i commenti sul tuo video e tutte le persone che la pensano come te. Queste persone che parlano, basta solo perché hanno fatto il nome della sua famiglia tempo fa, hanno tirato su un casino che non finiva più, e tu hai ancora il coraggio di parlare e poter difendere Totorina, che ha spappolato tante persone, e a dire chi siamo noi, lo Stato? Lo Stato? Chi è lo Stato a giudicare? E mi manda, mi mette le leggi per fregarmi i soldi. Ma quali soldi? Che leggi? Che tassi paghi tu? Quale tassi paghi? Che tassi paghi? Dimmi, quale tasse paghi tu? Che risulti nulla tenente e usi le persone pagandole per darti il nome. Ah, vergognati, ti devi solo vergognare. Solo vergognare. E parli di giustizia. Ti parli di giustizia perché la giustizia fa il suo corso, perché ci sono delle leggi che ti fanno un culo così, perché tu sei un ladro, sei un malfattore, e giustamente ti mettono il bastone fra le ruote, e hai il coraggio ancora di fare video? Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi? Ma come ci stiamo combinando? Ma finché si scherza, si ride, si fa satira, come chiamano loro. Ma arrivare al punto di profetizzare, c'è sempre da vedere da quale pulpito viene la predica. C'è gente disastrata e ancora il coraggio anche di fare video belli, giudicare se è giusto di Totorina. Ma oh, via questa persona, ma qualsiasi persona che ancora abbia il coraggio di dire se è giusto o non è giusto scarcerare Totorina. C'è una persona che se solo la guardi male ti pianta sottoterra anche ora che c'ha l'ultimo respiro, che non ce la fa neanche a camminare. Io non sono nessuno, io non sono il Padre Eterno che può decidere se lui deve fare questa vita o non deve fare quella, ma neanche lui è il Padre Eterno che può decidere chi vivere e chi morire, capisci? Ha deciso in precedenza. Io sono stato a Padova, io abito a Padova c'era il figlio di Totorina che era qua carcerato, al carcere Due Palazzi, ok? Tutte le discussioni, perché era trattato o non era trattato, ma cosa vuoi essere trattato? Hai sbagliato, paghi! Paghi, dopo che hai pagato esci, dimostri di aver capito di avere sbagliato, dai le dimostrazioni di capire che hai sbagliato, che sei cambiato, e poi va bene, verrai accettato, verrai perdonato, tutti si perdonano. Il mio non è che non è un perdono o una condanna, ma nella vita ci sono cose talmente gravi che non bisognerebbe neanche discuterne, basta. Paghi, hai sbagliato, paghi, basta. C'è la gente che mangia terra, c'è gente che la stanno mangiando i vermi per colpa tua e tu vuoi morire nel tuo letto dignitosamente. Ma stiamo scherzando? Ecco, ma quello io invito veramente a tutti di stare molto attenti, di non esserci, di pensare cosa si dice, oppure non essere imbambolato da determinate persone che ti mettono là e poi gli lasciano anche i commenti, bello, giusto, minchia, tu sì che sai vivere, ma che sai vivere? Che sai vivere? Che solamente perché hanno fatto il nome della moglie e dei figli voleva spaccare il tubo? E se avessero toccato tuo figlio lo difendevi, Totorina? Se vuole andare no a fare la morte dignitosa, quindi... Bello mio, parlo con te, sai con chi sto parlando. Scusate ragazzi, chi mi conoscete, ma lo sapete che poi io arrivo alla fine e mi devo sempre sfogare perché vedo cose che veramente lo stanno in cielo e così. Ecco, scusate il mio sfogo, comunque era quello un po' che ho voluto improvvisare stamattina, che mi ha dato veramente fastidio. Dal mio canale Stile di Vita Io Non Ci Sto, di Comuni Giovanni, a tutte le persone che mi conoscono,
un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao, grazie, ciao.